Buongiorno, bentrovate a tutte le colleghe e a tutti i colleghi. La normativa sulle società non operative o società di comodo è una normativa che, come ben sappiamo, trova la sua origine nella volontà del legislatore di penalizzare quelle società cosiddette prive di imprese, ossia quelle società create esclusivamente per detenere una serie di asset e molto spesso metterli a disposizione dei soci a condizioni di favore. Nel tempo, tuttavia, questa norma ha penalizzato significativamente tutta una serie di altri soggetti che, pur non avendo i requisiti poc'anzi menzionati, non erano tuttavia in grado di generare dei ricavi che erano idonei a quelli forfettariamente stabiliti dalla norma, applicando delle percentuali agli attivi di bilancio delle società medesime. In particolare, l'articolo 30, quarto comma della legge 724-94 disponeva la impossibilità da parte di questi soggetti di disporre del credito IVA che si andava generando nel tempo, né attraverso il rimborso né attraverso la compensazione attraverso F24. Ora, questa norma in particolare ha prodotto contenziosi piuttosto vasti e, a seguito di un rinvio della Corte di Cassazione, ha generato recentemente una sentenza della Corte di Giustizia UE. Mi riferisco alla sentenza C341/2022. Cosa afferma questa sentenza? Questa sentenza afferma sostanzialmente che non è consentito ad ogni Stato negare la qualifica di soggetto passivo IVA e il diritto alla detrazione a quelle società che non raggiungono determinate soglie di ricavi stabilite sulla base di una norma interna discrezionale dello Stato sovrano. Ecco dunque che, a seguito di questa sentenza, da un lato si sbloccheranno molti contenziosi a favore del contribuente, dall'altro auspicabilmente non si avrà più un'azione punitiva dell'amministrazione finanziaria nei confronti di chi, pur non avendo il requisito di società di comodo secondo lo scopo della norma, ha tuttavia disposto dei crediti IVA. Quello che vorrei ancora portare alla vostra attenzione è il fatto che la posizione dell'amministrazione finanziaria sulle società di comodo continua ad essere una posizione piuttosto rigida, tant'è che la risposta 53 del 27 febbraio 2024 ad un interpello formulato da una società immobiliare detentrice di immobili in centro commerciali non affittati a canoni determinati secondo i parametri della norma e che quindi chiedeva una deroga alla normativa delle società di comodo, si è vista rispondere negativamente con una posizione dell'amministrazione finanziaria molto rigida che, pur prendendo atto del fatto che il valore degli immobili posseduti si era significativamente ridotto, addirittura nell'interpello si parla del 20% rispetto al costo storico, la determinazione di canoni di affitto in misura non congrua con gli OMI non poteva consentire alla società istante di uscire dalle deroghe della norma, della società di comodo. Ecco dunque che in chiusura auspico serenamente che l'articolo 9 della legge delega, la legge 111/2023, che è stata espressamente incaricata di rivedere la disciplina delle società di comodo o non operative, possa veramente riscrivere questa disposizione, superando questi concetti che, oltre ad essere iniqui, sono assolutamente anacronistici rispetto ad una situazione dinamico-evolutiva del mercato e delle situazioni generali. Vi ringrazio.